E come sempre a dare via questa nuova puntata di Campania Sport con il suo editoriale Umberto Chiariello. Buonasera. Non sarà facile perché i temi in gioco sono tanti e so dall'attesa che si è creata sui social network che molti aspettano da parte mia una specie di rivincita dopo il mio editoriale post Udine e dopo che ovviamente quando il Napoli è andato particolarmente bene sono stato aspramente rimproverato di aver chiesto l'esonero di Benitez dopo Udine. No, questa sera non chiederò la testa proprio di nessuno, semmai mi piacerebbe partire con una citazione storica, visto che il nostro buon Peppe Anicelli ama nobilitare il parterre con citazioni, gli do lo spunto. Io vi cito un re dell'antichità, si chiamava Pirro. Pirro era il re degli Epiri, che era in realtà il luogo dei molossi nell'antica Grecia, ed ebbe sogni di gloria, volendo conquistare l'Italia meridionale, approfittò della guerra che Taranto impose a Roma per planare in Italia e battere i romani. E li sconfisse, perché lui portò gli elefanti, questa novità assoluta, che a questo tavolo non mancano ovviamente. Ma con gli elefanti vinse ad Eraclea, vicino a Pentapunto, ma perse 4.000 uomini in battaglia, anche se i romani ne persero 6.000. E Plutarco, il grande storico greco, ricorda nelle sue storie meravigliose che Pirro dichiarò: un'altra vittoria così e me ne torno a casa. Li disconfisse di nuovo ad Ascoli Satriano in Puglia, ma quella volta perse 3.500 uomini e dovette tornarsene scornato e sconfitto di fatto a casa perché non aveva più un esercito da opporre a Roma, che invece rimpinguava immediatamente il suo esercito con nuova linfa, nuove forze. Da allora c'è questa benedetta vittoria di Pirro, che significa vincere per perdere alla fine. È una vittoria effimera che non porta alla vittoria finale, ma alla sconfitta. Io dico questo perché non parto dalla partita, ma parto da quella che sembra la vittoria di De Laurentiis, ma che è la sua grande sconfitta. Il bilancio 2014 ha prodotto ricavi record per la storia del Napoli di tutti i tempi. Il Napoli ha fatturato nel 2014 237 milioni di euro, il che vuol dire che il Napoli si siede al tavolo dei grandi club che superano i 200 milioni di euro di ricavi. E suona strano questa cosa proprio perché Benitez, non più tardi di pochi giorni fa, si è trincerato dietro la faccenda dei ricavi, così come già fece Mazzarri. Non vorrei che fosse un ricorso storico di natura vichiana, per capirci, perché poi quando gli allenatori ricorrono ai montesalari e ai ricavi e ai fatturati è come se si trovassero già la via d'uscita per andare via, dicendo che il Napoli è quinto per ricavi in Italia e quindi non si può chiedere di vincere una squadra che è solo quinta per ricavi. Ma il Napoli ha fatto un bilancio da 237 milioni di euro, ma in realtà da questo punto di vista Benitez ha ragione, perché è un bilancio drogato. Nell'anno del più grande successo di natura economica, De Laurentiis ha posto le basi per la sua crisi come gestore del calcio Napoli, come amministratore del calcio Napoli. Perché è vero che di questi 237 milioni, 100 sono assolutamente straordinari, non strutturali. Che vuol dire? Che non ci saranno più. I 60 della plusvalenza di Cavani e i 40 della partecipazione alla Champions e poi Europa League volano via. Il Napoli può far conto solo su un bilancio strutturalmente che si attesta sui 130 milioni di euro. Dov'è il problema? Il problema grave è che il Napoli però, per arrivare a questi ricavi e per raggiungere la Champions, ha dovuto aumentare notevolmente i suoi costi, vertiginosamente. Questo Napoli oggi ha una struttura di costi tra ricavi e costi fissi veri, strutturali,
di 15 milioni in perdita per l'anno prossimo. E se il tesoretto è aumentato da 50 a 70 milioni, che è il record per l'Italia, l'Italia non ha mai avuto una società che ha 70 milioni a riserva. In un mondo, quello del calcio italiano, dove ci stanno 1 miliardo di debiti, il Napoli ha 70 milioni di riserva, non ha debiti con le banche, ha prodotto 20 milioni di utili, neanch'uno in tasca De Laurentiis. Lui si accontenta, lui, la famiglia e il consiglio di amministrazione, di prendersi 5 milioni lordi complessivamente, 1,1. Dov'è il problema? Che questi ricavi vengono meno e il Napoli non ha soldi per investire per il futuro. Perché il Napoli nel frattempo non si è dotato di strutture, non si è dotato di ricavi che non sono quelli derivanti dal risultato sportivo e quindi non è in grado di programmare una stagione nuova dove possa mantenere l'attuale organico, non nuovi calciatori, senza andare in perdita. Al contempo invece, quelle rivali che sono in picchiata si stanno attrezzando. L'Inter, per prima, con manager stranieri che sanno come si fanno queste cose. La Roma per seconda, che c'ha gli americani che sanno come si fanno queste cose. Forse si accoda Silvio Berlusconi, che scemo non è per niente, sa come si fanno queste cose. Stanno pensando a operazioni che si chiamano di conduit, cioè di ristrutturazione del debito. Che significa? Che io ho 110 milioni di debiti, l'Inter, 120 la Roma, 130 il Milan. Li prendo, li do a delle banche, a degli istituti finanziari, dico, signori cari, io ho questo debito che mi affastella, non mi fa operare, prendetevelo, cioè datemi questi soldi, finanziatemi e io vi cedo i crediti futuri e certi, pagando a rate per non so quanto numero di anni il finanziamento che mi date. Sono soldi liquidi che entreranno nelle casse di Roma, di Inter e probabilmente Milan, che porterà di nuovo queste squadre a essere competitive a fronte di un Napoli che non è in grado di rispondere. Ecco perché questa è una vittoria di Pirro. Nell'anno del massimo esercizio finanziario, il Napoli pone le basi per ritornare nell'aura mediocrità, quella che si è vista in campo. Un Napoli che perde 9 punti su 12, sentitemi bene, con Chievo, Verona, Palermo, Cagliari, Empoli, tutte squadre che lottano per salvarsi. Un Napoli che becca 9 gol in 4 partite da queste 4 squadre. Non è una squadra che può vincere il titolo o che può andare in Champions. I 15 giorni della pausa delle nazionali ci avevano illuso tutti. Il Napoli aveva triturato la Roma, aveva triturato la Fiorentina, aveva vinto a Firenze più che triturato la Fiorentina, però aveva vinto. Vincere con la Roma in quella maniera così netta e battere la Fiorentina aveva ridato fiato alle trombe. I Raffaeliti erano al settimo cielo e anche noi che l'avevamo sbagliato. Sì, Raffaeliti, perché ci sono quelli che vanno al bar, che si riconoscono come tali, come adoratori di una setta addirittura. Oggi questi adoratori cosa hanno da adorare quando il Napoli prende i soliti gol paradigmatici? Perché quello è un paradigma. Il Napoli non sa fare le difese preventive, becca costantemente gol in contropiede. Il Napoli non verticalizza, l'Empoli sì. Il Napoli non verticalizza, il Cagliari sì. E poi la palla inattiva. Questa meravigliosa palla inattiva che fa tremare il Napoli ogni qualvolta piomba nell'aria azzurra. Oggi ci hanno castigato un ragazzo di Napoli, di Torre del Greco, classe 91, che ha fatto vedere al brasiliano che sta tra i nostri pali che vuol dire essere portieri. E si chiama Sepe, ce l'abbiamo noi, è in prestito. Rugani, un ragazzo del 94, 20 anni, ha fatto gol, ha comandato la difesa, c'ha 20 anni, se lo prende la Juve. È un ragazzo che vivaio Milan, di cui si parla da tanti anni, tra i giovani più forti del calcio italiano. Quel Verdi del 90, ve lo dico, 92, 22 anni, Simone Verdi, in cerca di consacrazione. L'Empoli, i campioni, li crea
oppure rivalorizza. Ricordate Giovinco a Empoli? Ricordate ancora prima Totonno di Natale? E Montella? E quel Nicolino Caccia che a Empoli trovò la consacrazione? Bene, lì fanno calcio per i loro livelli, per le loro capacità, per come andrebbe fatto calcio in Campania. Empoli dovrebbe essere il paradigma di tutte le società campane, escluso il Napoli. Perché a Empoli fanno A, B, la società ascensore, ma lanciano giovani in serie, ma c'hanno centro sportivo, c'hanno tutto, quello che non ha il Napoli. E allora chiudo dicendo, arriverà Gabbiadini, ottimo acquisto, il migliore che si può sul mercato, lo sponsorizzo totalmente. Arriverà Strinic, parametro zero, croato 27enne, 30 e passa presenza in nazionale croata, 1,86 m, biondo, bello e alto, chiuso, terzino sinistro. Ma il Napoli oggi ha un piatto che piange, perché è più debole dell'anno scorso. È un Napoli che ha bruciato un capitano, che non ha un centrocampo che sia degno di questo nome, non ha più un'anima, e la storia dell'anima che dissi dopo Udine la riporto in piedi a galla. Ha ragione Sergio Curcio quando dice che questa squadra non ha un'anima, non ha un leader neanche in panchina. Perché signor Rafa Benitez, che vuole imporre una mentalità europea, che io amo molto e che mi piace e che condivido, non può avere i paraocchi e pensare che i giocatori devono adattarsi a lui. Il grande allenatore è quello che dà una mentalità, un'impronta alla squadra, ma che sa trarre il meglio dei suoi giocatori. E Benitez questo non lo fa. Signori, ho finito, grazie.